Bentrovati e bentornati sul canale. Oggi prepareremo insieme degli oli aromatizzati. Oggi si sta diffondendo sempre di più l'utilizzo degli oli aromatizzati. Ho voluto fare un piccolo tutorial per spiegarvi come poter procedere per fare un olio aromatizzato anche in casa. Io lo preparerò all'interno di queste buste per cottura sottovuoto con questo strumento che si chiama Roner o soft cooker. Io andrò a fare una cottura a bassa temperatura di un'ora con dell'olio e le spezie, quindi gli aromi all'interno. Chiaramente voi potreste fare la stessa cosa con un vasetto tipo questo, ben sigillato chiaramente, e con l'olio e le spezie e gli aromi all'interno del vasetto. Questo potreste farlo in forno a 70 gradi di temperatura per un'ora di tempo. Dopodiché potreste tranquillamente lasciarlo nel vasetto fin quando poi non lo andrete ad utilizzare. Ora andiamo a vedere quali saranno gli oli aromatizzati che prepareremo oggi. Un olio alla salvia, un olio all'aglio, un olio alla liquirizia, al rosmarino, un olio all'origano, un olio al limone, un olio allo zenzero, un olio alla menta e per gli amanti del piccante un olio al peperoncino, classico olio al peperoncino, l'olio santo. Prima cosa da fare, metteremo gli aromi in queste buste. Utilizzate le buste per cottura sottovuoto, mi raccomando, fate questa semplice operazione, cioè di ripiegare i lembi superiori della busta in questo modo, in modo tale da non sporcare la parte superiore della busta e versare l'olio al centro e vi sarà più comodo perché avrete un'asola. Bene, iniziamo con la salvia. Quindi andrò a prendere un po' di foglia di salvia e semplicemente le dobbiamo inserire in una busta. Bene, adesso la fase successiva sarà quella di riempire le bustine con il quantitativo di olio che a noi sarà necessario. Io prenderò un vasetto di questo, lo farò quasi colmo, poi chiaramente quest'olio verrà versato nelle bustine. Poi passeremo a sigillare le bustine e andremo in cottura a bassa temperatura, qui dentro. Bene, le buste sono pronte. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo immergere queste buste in quest'acqua che è stata portata alla temperatura di 70 gradi. Olio cottura, quindi una cottura lenta, molto molto blanda, che permetterà di fuoriuscire alle sostanze olfattive, le sostanze organolettiche che compongono ogni ingrediente di questi che abbiamo utilizzato e le porterà all'interno dell'olio. Una cosa importantissima, quando utilizzate il Roner dovete mettere sempre un po' di aceto di vino bianco all'interno dell'acqua che viene utilizzata per la cottura a bassa temperatura, non perché l'acqua vi dia qualche sapore o qualcos'altro, solo per salvaguardare le resistenze e il motorino del Roner stesso. L'aceto scioglie il calcare e quindi si mantiene sempre ben pulito dal calcare.
abbiamo fatto il nostro olio aromatizzato. Ora non ci resta che metterlo nei vasetti. Ah, dimenticavo, io nel frattempo ho messo a riscaldare un po' di vellutata di zucca, così potremo assaggiare direttamente, ne sceglierò uno a caso, e la assaggerò con la vellutata di zucca che feci un po' di tempo fa e poi ho abbattuto. Bene, a questo punto mettiamo l'olio aromatizzato nel vasetto corrispettivo. Quasi giunti alla fine di questo video e adesso non mi rimane che impiattare questa vellutata di zucca e poi la dobbiamo assaggiare. Ho finito anche l'impiattamento. Ora, prima di concludere questo video, vi devo dare l'ultimo consiglio. Per quanto riguarda gli oli dove abbiamo utilizzato le essenze fresche, quindi lo zenzero, la menta, la salvia, tutto ciò che è stato di fresco, io vi consiglio di mettere un cucchiaio di sale da cucina sul fondo dell'olio. Questo vi servirà per assorbire l'umidità residua di quei prodotti. Chiaramente lo vedete anche dal colore, ci sono quelli che sono stati gli oli con i prodotti secchi, tipo questo al peperoncino, è rimasto limpido. Chiaramente gli oli derivanti da un prodotto invece umido si sono intorbiditi, quella è l'acqua, quella non è nient'altro che umidità che è entrata nell'olio. La scadenza di questo olio comunque non è molto lunga, perché un olio aromatizzato tende a essere chiaramente più instabile di un olio non aromatizzato. Quindi al massimo nei 6 mesi dalla data di produzione deve essere consumato, altrimenti inizia a essere poco rancido e quindi non è più buono. Bene, allora io vi saluto come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale se chiaramente non l'avete ancora fatto, condividete questo bel video con i vostri amici e che dirvi, alla prossima!